Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi parliamo del tagliacapelli della Suprent. Sul canale ho già portato un video dedicato alla scelta del tagliacapelli e ve lo lascio qua nelle schede se non l'avete ancora visto. Oggi invece parliamo di questo prodotto della Suprent che è un tagliacapelli semiprofessionale. Andiamo subito a vedere che cosa è presente all'interno della confezione e poi lo vediamo in funzione. Mentre vado ad aprire la confezione vi chiedo come al solito di mettere un mi piace sotto il video per supportarmi e farmi crescere col canale. Per voi è gratuito, per me è molto importante per riuscire a portare sempre nuovi prodotti ogni giorno. Inoltre qua sotto in descrizione trovate il link per acquistare questo tagliacapelli e trovate il link anche al mio canale Telegram dove vado a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online. Ma ora vediamo subito il contenuto della confezione. All'interno troviamo un grembiule da barbiere, accessorio che non è presente in tutte le confezioni e quindi è un regalo molto gradito. Poi troviamo ovviamente manualetti di istruzioni, ringraziamenti e anche un regalo che si potrà ottenere quando si acquista questo rasoio. Tra i vari accessori disponibili un pettine, sempre utile, e poi troviamo i due rasoi e i vari pettinini. Ho parlato di due rasoi perché infatti all'interno della confezione possiamo trovare il tagliacapelli vero e proprio, che è quello più grande, e il trimmer, o volendo anche regola barba, che è quello più piccolo che potremo utilizzare appunto sia per tagliare la barba sia per andare a effettuare dei tagli e dei disegni sulla testa quando andremo a tagliare i capelli. Il tagliacapelli, come vediamo, ha delle dimensioni più generose, realizzato interamente in acciaio e si sente anche dal peso che fa capire qual è la qualità costruttiva di questo prodotto. Anche questo realizzato in acciaio invece però più leggero grazie proprio alle sue dimensioni più compatte. Sono entrambi dotati di cappuccio per la protezione della lama quando non vengono utilizzati. Per quanto riguarda il tagliacapelli, come vedete è realizzato in alluminio il corpo, nella parte posteriore abbiamo un gancio per eventualmente appenderlo, mentre invece il tagliacapelli, anche questo in alluminio con la lama in acciaio, e nella parte sottostante è presente un piccolo schermo LED che ci permetterà di vedere lo stato di carica della batteria quando sarà necessario effettuare il mantenimento con l'olio fornito in dotazione all'interno qua della confezione, e inoltre sarà possibile andare a vedere anche quando la batteria sarà completamente carica. Questa è una funzione da non sottovalutare perché altri prodotti che abbiamo già portato sul canale invece non disponevano di questo schermo e quindi eravamo costretti a ricaricare il dispositivo senza sapere a che livello di carica eravamo arrivati. Il tagliacapelli dispone di questa levetta sul lato che ci permette di andare a regolare l'altezza della lama, quindi anche senza alcun pettine potremo andare a regolare qual è l'altezza di taglio. Poi abbiamo a disposizione invece ben 6 pettini per questo tagliacapelli più grande e 3 pettini per quello più piccolo. Per quanto riguarda il tagliacapelli piccolo o rasa barba, abbiamo dei pettini che ci permettono di utilizzarlo a 2 mm, 3 mm e 4 mm. O volendo ovviamente possiamo utilizzarlo senza niente come andremo a fare noi per esempio per la barba. Mentre invece per quanto riguarda il tagliacapelli più grandi, se vogliamo fare un taglio praticamente rasato a zero lo useremo ovviamente senza nessun dentino in aggiunta, o altrimenti abbiamo appunto ben 6 dentini a disposizione che sono realizzati in plastica ma con l'inserto come vedete in acciaio per renderli ancora più resistenti e durevoli. Abbiamo il taglio A da 1,5 mm, taglio B da 4,5 mm e poi abbiamo il taglio 1 3 mm, 2 6 mm, 3 10 mm e 4 13 mm. Come vedete questi sono i pettinini che vengono forniti in dotazione, si vanno a inserire molto semplicemente dalla lama così nella parte alta e poi si va a schiacciare per andare a bloccarli. Per andarlo a staccare invece, come vedete, è presente qua una linguetta che ci permetterà di andare a tirare su e staccarlo molto facilmente. La batteria al litio presente in entrambi i dispositivi ci garantisce 4 ore di utilizzo per quello grande e 2 ore di utilizzo invece per quello piccolo. Dovremo poi andarli a ricaricare con cavo proprietario presente qua nella parte bassa all'attacco, cavo proprietario che avrà la porta USB e quindi potremo andarlo a collegare ad esempio a un power bank piuttosto che al computer o a una presa a muro. Adesso ci spostiamo e andiamo a vedere in funzione questo piccolo tagliabarba proprio sulla barba che ho io, che è una barba abbastanza lunga, e poi andiamo a vedere anche il tagliacapelli come funziona. Andiamo quindi a tagliare la barba, questo è il rasoio che andremo a utilizzare, quindi quello piccolo, levetta per andarlo ad attivare, tiriamo giù, il taglio mi sembra assolutamente preciso,
Andiamo a effettuare il taglio qua del pizzetto. Anche da usare, abbastanza maneggevole, non è troppo pesante, non scalda assolutamente la lama, anche se appunto la sto usando da poco, però per il momento non scalda niente. Come vedete, il risultato è più che soddisfacente. La barba è stata tagliata molto bene, in circa 2 minuti abbiamo effettuato il taglio di questa barba, che era abbastanza lunga, almeno per quello che è la mia abitudine. Quindi il tagliabarba o trimmer è assolutamente promosso. Io ovviamente non ho potuto provare i pettinini perché non ho a disposizione una barba tale per effettuare un taglio con i pettini, ma il principio ovviamente è quello del funzionamento del trimmer. Adesso proviamo anche il tagliacapelli e poi traiamo le conclusioni. Per effettuare il cambio del pettinino, quindi in questo caso dal 10 passiamo al 6, andiamo a staccarlo da qua facendolo semplicemente scattare e poi andiamo a riposizionare l'altro pettinino prima dall'alto e poi facendolo scattare qua in basso. Ok, siamo pronti per ripartire col taglio a 6. Questo è il risultato finale ottenuto con il nostro tagliacapelli della Suprente e i diversi pettini. Come avete visto, ho nel frattempo fatto anche la barba sempre con il rasoio fornito in confezione che abbiamo già usato nell'altra parte del video. Se avete delle domande sul rasoio potete lasciarle qua sotto. Noi abbiamo utilizzato diversi pettini e anche la levetta per andare a regolare l'altezza in base alle zone che volevamo sfumare di più o di meno. Il funzionamento non è male, il peso si fa sentire durante l'utilizzo, molto comodo invece il monitor che ci indica la durata residuo della batteria, in modo tale che potremo sapere quando sarà necessario andarlo a mettere in carica. Come vi dicevo a inizio video, qua sotto vi lascio il link in descrizione per acquistarlo su Amazon al prezzo in offerta. Fatemi sapere se lo avete già provato, come vi siete trovati. Per questo video con il tagliacapelli della Suprente è tutto. Noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico.